Ciao ragazze, questo è un video tag di Alba Scura Creation, alla quale rispondo molto volentieri perché mi è piaciuto tantissimo. Creazioni creativi del mese, quindi in questo caso del mese di aprile. Allora, la prima domanda sono i progetti del mese, quindi tutto quello che abbiamo realizzato in questo mese, quindi come già ho detto nel mese di aprile. E io mi sono data moltissimo alle creazioni di questi cerchietti. Sono stati degli ordini, ne ho ricevuti davvero tanti e ne sono molto fiera perché mi sono piaciuti moltissimo e nel realizzarli mi sono divertita tanto. Sono praticamente dei semplici cerchietti colorati, molto larghi, nei quali ho messo il silicone e poi ho fatto delle decorazioni con i nomi delle bimbe che li hanno ricevuti. Sono molto carini. La seconda domanda sono i componenti preferiti del mese. Devo dire che io non ne uso tantissimi usando il fimo, quindi i miei preferiti sono sempre i soliti, quindi le monachelle, le catene e gli anellini, questi qui. La terza domanda è il tutorial del mese, quindi dobbiamo elencare un tutorial che abbiamo trovato in giro, quindi in questo caso su YouTube, e io voglio parlarvi di una ragazza molto brava e vi lascio vedere. Il tutorial del mese è di questa ragazza. Credo in inglese o americana, che si chiama Evelyn Barry. E il tutorial che mi è piaciuto tantissimo è questo qui. Di Hologram CD Clothing, penso. Praticamente le fa vedere come realizzare questa pochettina. Carinissima, partendo da una semplicissima custodia per documenti. Ecco, quindi questo è il titolo del video, ve lo consiglio. Vi consiglio anche di vedere il suo canale perché fa delle cose davvero carine, con dei materiali di recupero perché le trovate in giro da qualsiasi parte. E niente, questo qui è il tutorial del mese. La quarta domanda è video creazioni, quindi dobbiamo linkare un video di un altro YouTuber che ci è piaciuto moltissimo, in cui fa vedere le sue creazioni. E questo qua è il video. Il video creazioni del mese invece è di Kalem Piriamale. È il video, questo qui, Harlem Shake Polymer Clay. Questo è il video, mi ha fatto morire dalle risate, non so come è potuta venire un'idea simile, ma è davvero fighissimo, originale. Praticamente con la musica dell'Harlem Shake, lei mostra le sue ultime creazioni e le fa vedere ballando. È davvero carinissimo, vi faccio vedere un pezzettino con la musica. Simpaticissimo, ve lo consiglio perché vi fate due risatine e un video diverso dal solito. E poi, ovviamente, le sue creazioni sono sempre bellissime. La quinta domanda sono i bijou acquistati, quindi mostrare il bijou che abbiamo comprato durante questo mese. E io ho comprato solamente un bracciale che vi mostrerò. Il bijou acquistato del mese è questo. Praticamente un semplicissimo bracciale in colore argento con il simbolo dell'infinito che io adoro. È semplicissimo, il ciondolo è abbastanza grande. Poi ai lati ha due anelli che si attaccano alla catena. La catena era molto lunga, infatti l'ho tagliata. Quindi va bene in qualsiasi polso. L'ho preso su eBay e vi lascio il link del rivenditore sotto nell'info box e l'ho pagato pochissimo con la conversione perché mi pare l'ho preso in dollari, l'ho pagato sui 2 euro e qualcosa. È molto carino.
La sesta domanda sono le creazioni trovate in rete. Io vi parlerò dell'arte di Pau, cioè una ragazza che ha realizzato un segnalibro, Pippi Calzelunghe, facendola con il cartoncino e colorandola, e invece i piedini l'ha realizzata in Fimo, un polymer clay. E praticamente i piedini escono fuori dal libro come segnalibro. È davvero carina come idea, mi piace moltissimo. Niente, il video tag è terminato del mese di aprile, ci vediamo con quello di maggio. A presto!